Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Come avevo detto nel video recensione della prima stagione della serie TV della Ruota del Tempo, che vi lascio qua sopra nelle schede, oggi siamo qua per un video teorie sulla seconda stagione della Ruota del Tempo. Come vi ho detto, vi lascio qua sopra nelle schede il video della recensione se non conoscete la serie. Questo video sarà interamente spoiler per quanto riguarda la prima stagione della serie TV, ma non conterrà spoiler dei libri. Nel momento in cui io sto girando questo video, ho finito recentemente il terzo volume, Il Drago Rinato. Questo video in realtà sarà diviso in due parti. La prima parte, che sarà la prima clip che vedrete, l'ho girata dopo aver finito il primo libro, e in realtà subito dopo la recensione. La seconda parte del video, di cui vi lascerò i minutaggi qua sotto in info box, saranno teorie, però dopo aver letto secondo e terzo libro. Rimane però il fatto che io non farò spoiler dei libri. Prima di cominciare, vi ricordo velocissimamente di iscrivervi, ma detto questo, cominciamo. La seconda stagione è stata confermata già da parecchio tempo e sappiamo che racconterà gli eventi del secondo e del terzo libro, rispettivamente La Grande Caccia e Il Drago Rinato. Da quello che ho letto, vogliono portare i due libri in parallelo. E quindi è possibile che gli eventi vengano sfasati temporalmente rispetto a come sono nei libri. Però ne parleremo nella seconda parte del video. Adesso vi lascio, alla prima clip, appunto quella girata subito dopo aver finito il primo libro. Allora, sappiamo che la seconda stagione è stata confermata. La fine delle riprese è prevista per febbraio 2022, se non ricordo male, e l'uscita della seconda stagione è ipoteticamente intorno a dicembre 2022, se non addirittura il 2023. Questo perché a partire da settembre Amazon avrà la serie TV sul Signore degli Anelli. È praticamente impossibile che sovrapporrà i suoi prodotti fantasy di punta, per cui probabilmente vedremo Signore degli Anelli. Poi magari avremo una settimanella di pausa e poi comincerà la ruota del tempo. Tant'è che non abbiamo tra l'altro dato ufficiale, queste sono solo teorie che ho letto su internet e che in realtà condivido. Quindi l'ipotesi più plausibile è vederla per dicembre 2022, se non gennaio 2023. Nella seconda stagione sappiamo che sono stati aggiunti diversi membri del cast, abbiamo tre nuovi attori che interpreteranno tre personaggi di cui non ho mai sentito parlare. E sappiamo che l'attore che interpreta Matt è stato cambiato. Questo perché i primi sei episodi sono stati girati, poi c'è stato il lockdown causa pandemia e poi sono tornati sul set, ma l'attore di Matt non si è presentato. Non ha risposto alle telefonate, eccetera, eccetera. Questo ha comportato una serie di cambi anche a livello narrativo, tant'è che Matt rimane a Tarvalon e non va all'Occhio del Mondo con gli altri, o comunque non va a Faldara con gli altri. Nella seconda stagione, appunto, avremo un nuovo attore a interpretare il personaggio di Matt. Io non ho idea di cosa possa succedere nel secondo libro, tantomeno nella seconda stagione, quindi mi sembra giunto il momento di teorizzare tantissimo. Io adoro fare teorie, mi è sempre piaciuto tantissimo e sono felice, insomma, di condividerle con voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa avete pensato della serie e quali sono le vostre teorie, ma se fate spoiler ricordatevi di scriverlo. Detto questo, il finale è stato Moraine che non può toccare l'unico potere. Rand che se ne va e dice a Moraine di dire di essere morto, una pietra che non dovrebbe essere possibile che si rompa è stata rotta, e Moraine che dice: secondo me questa non era l'ultima battaglia, era la prima. Nynaeve che muore o quasi muore, salvata da Egwene, e Padan Fain che ruba il corno. Una delle ultime inquadrature è Matt a Shadarlo Goth, e l'ultimissima inquadratura invece è questo gruppo di navi che arriva, queste donne che incanalano e creano questa onda gigantesca che si capisce, insomma, andrà ad abbattersi sulla spiaggia. Partiamo proprio da quest'ultima, che direi essere la più semplice, siccome è una nazione rivale, si è sentito per tutta la serie parlare di guerre, siccome è semplicemente una nazione rivale che comincia a fare la guerra e quindi vedremo le Aes Sedai in combattimento, e i tre giuramenti impediscono alle Aes Sedai di combattere, però se vengono attaccate possono difendersi. Quindi in realtà in qualche modo come loro andranno lì e reagiranno e quindi alla fine combatteranno. Per cui penso che vedremo parte di questo combattimento. Dubito che almeno all'inizio prenderanno parte Moreno e i nostri altri personaggi protagonisti. Allora Rand se ne va, sconvolto da quello che ha fatto e quello che è, ma dice, fa dire di essere morto. Non è esattamente chiarissimo il perché, ma va bene. Più che altro dice di dire di essere morto. E Moraine non può mentire, infatti Moraine dice andato.
giocando sul doppio senso, andato via fisicamente o andato morto. Secondo me a un certo punto Moraine si ritroverà incastrata nel dover dire la verità, sicuro. E non so Rand dove andrà, non so se tornerà in Mosfield, non so dove voglia andare, penso voglia un attimo ricapire chi è. E lo vedremo vagare, non so, probabilmente anche essere attaccato, forse. Lo vedremo vagare, penso che lo ritroveremo, però spero che lo ritroveremo entro la metà, barra tre quarti della stagione, perché l'intera stagione con Rand in giro e noi che lo seguiamo potrebbe essere pesante. E Gwen sicuramente sarà distrutta dalla notizia della morte del suo amico. Secondo me potrebbe esserci anche un malinteso, perché Lana ha capito che Rand è morto. Quindi se a parlare è Lan e non Moraine, Lan può dire Rand è morto e questo darebbe molta più credibilità alla questione, quindi Egwene e tutti gli altri potrebbero pensare che Rand è davvero morto per un periodo di tempo più lungo. Però non so perché tutto questo secondo me si risolverà con Moraine messa un attimo all'angolo e dovrà dire è andato via, perché non può mentire, dovrà un attimo essere più chiara. Allora, Nynaeve ed Egwene si sono... Nynaeve è stata guarita da Egwene, questa ragazza ha dei poteri di guarigione molto strani e penso e spero che verrà spiegato. Viene detta 2 o 3 volte la parola Tavaren, non mi ricordo bene come si pronuncia, e viene detto giusto un attimo così velocemente che sono punti focali della ruota. Nel libro è stato spiegato un po' meglio... però nella serie no, quindi mi aspetto nella serie che venga spiegato questo e in modo molto più preciso. Sospetto che Nynaeve ed Egwene andranno a Tar Valon e diventeranno novizie entro la fine della serie. Non so quando, spero nella prossima stagione, ma non so se succederà o meno. Moraine, pensate un attimo alla parte più interessante. Allora, da quello che so, nelle interviste extra, dei contenuti extra di Amazon, c'è un'intervista allo showrunner, se non ricordo male, che dice che hanno cambiato questa cosa dei libri per rendere il filo narrativo di Moraine, per renderlo più interessante. Quindi noi vedremo nella seconda stagione, siccome una Moraine estremamente depressa, perché è sempre stata una sedai, è quello che in qualche modo l'ha sempre caratterizzata, e quindi non poter toccare l'unico potere, ma sapere che è lì a un passo... la corroderà dall'interno, secondo me. Ci viene detto che gli uomini che vengono tipo schermati dal potere impazziscono e si suicidano, e siccome Moraine ci andrà vicino, non arriverà a suicidarsi, grazie a Lan soprattutto, secondo me, però la vedremo molto depressa. Secondo me lei è in qualche modo schermata, cioè non può accedere ma potrà riaccedere. E infatti secondo me questo che la riporterà a Tar Valon, o comunque a rincontrare qualcuno delle Aes Sedai, e in qualche modo sbloccare questo tassello, per cui secondo me a un certo punto Moraine potrà di nuovo in realtà incanalare, non so quando nella stagione, non penso subito. Ho il sospetto che tutto questo la riporterà a Tar Valon, ma non è detto. Secondo me in un qualche modo però semplicemente Moraine viene guarita, tipo, tra virgolette, e potrà di nuovo incanalare, e tra l'altro dovrà togliere la schermo da Lan, perché adesso Lan non la percepisce più. E quindi penso che vedremo molto di più il personaggio di Lan e il suo rapporto con Moraine, e vedremo magari un lato un po' più emotivo di Lan. In tutto questo appunto sospetto che ritorneremo a Tar Valon anche per un altro motivo. Quando Moraine viene esiliata, il giuramento che dice il seggio di Amyrlin è finché il seggio di Amyrlin non mi richiamerà. Moraine cambia le parole e dice finché Siwan Sanche non mi richiamerà. No, in realtà dice Siwan Sanche bla 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 non mi richiamerà. Quindi è stato questo cambiamento. Non so se cambierà anche l'equilibrio di potere, per cui il seggio non sarà più Siwan, ma sicuramente sarà lei a dover liberare Moraine. E forse è anche più semplice, perché appunto le due sono amanti, quindi è estremamente semplice che Siwan annulli l'esilio di Moraine. Allo stesso tempo è molto complesso che Siwan trovi un modo, come seggio di Amyrlin, di annullare il suddetto esilio. Però secondo me sarà proprio... a Tar Valon che troveremo una soluzione, o comunque grazie a Siwan, non lo so, ce la vedo. Quindi penso che vedremo il viaggio di Moraine, un viaggio alla riscoperta di se stessa, in un qualche modo a trovare i suoi poteri di nuovo, e non so se questo sarà possibile grazie a Rand, magari in qualche modo, ne dubito perché la fonte maschile e femminile sono staccate, però magari tipo c'erano le Aes Sedai che si connettevano, magari connettendosi riescono a sbloccare Moraine.
ma magari serve il drago perché è stato fatto dal tenebroso, non lo so. Se servisseranno, questo spiegherebbe perché Morel non va a rincorrere. Perché andarlo a rincorrere per il semplice fatto che il drago non può fare non deve fare cavolate, e quella era la prima battaglia e non l'ultima, quindi deve risalvare il mondo. Sì, è una scusa che ha perfettamente senso, però non lo so, forse qualcosa di più. In tutto questo penso rivedremo Min, la donna che vede pezzi del disegno, praticamente quella che ha le visioni. Non so se la rivedremo subito, però ho questo sospetto. Il corno che viene rubato da Panathane viene detto che serve per chiamare le anime di chi ha combattuto per la luce, per tornare a combattere appunto per la luce e sconfiggere il tenebroso all'ultima battaglia. Il fatto che non sia stato suonato già ci fa capire che quella non era l'ultima battaglia. Però detto questo, penso che passeremo la seconda stagione o forse la terza, o comunque per un bel po' di tempo cercheremo di rincorrere Panathane, cercheremo di riottenere questo corno, perché appunto serve la luce per avere un vantaggio sul tenebroso, quindi penso che in qualche modo lo andremo a recuperare. La pietra, c'è un materiale che in teoria non si poteva rompere, non poteva essere rotto neanche dall'unico potere. Questo è quello che dice Lana, e Morel dice, beh, lo pensavo anch'io. Palese che si siano sbagliati perché c'hanno in mano un frammento rotto. Morel lo prende come un segno che quella è stata la prima battaglia, non è l'ultima, però secondo me c'è qualcosa in più, c'è un presagio, non lo so, secondo me c'è un significato in più che scopriremo. Nel libro è leggermente diverso perché quel sigillo è uno di quelli dei sette che tiene imprigionato il tenebroso, e già questo numero non è comparso nella serie, e quindi è stato rotto, non si capisce bene come, però è stato rotto, e quindi penso sia la fonte del fatto che il tenebroso si sta liberando, e cercheremo di capire come si è rotto anche per quello, secondo me. La scena all'occhio del mondo è stata cambiata tantissimo perché non c'è l'uomo verde, ma non è tanto importante, più che altro combattiamo il tenebroso ed è Rand, e non combattiamo gli scagnozzi con Moraine e poi Rand. In realtà il tenebroso compare, ma in un modo molto diverso, e insomma all'occhio, tra l'altro, c'è tutta la spiegazione del potere maschile, c'è tutta la spiegazione del drago, c'è tutta la spiegazione del potere maschile e femminile, c'è il corno, c'è lo stendardo del drago, c'è tanta roba nell'occhio del mondo del libro. La serie è stata un po' più sintetica, e non so se per una questione di tempo o una questione di complessità, nel senso che quello che dovevano dire non potevano dirlo e basta, dovevano anche spiegarlo. Quindi penso che mi aspetto dalla seconda stagione un bel po' di chiarimenti. Mi aspetto che la seconda stagione si dedichi un po' al world building e al sistema magico, e anche parecchio, nel senso che ci sono troppi punti interrogativi, devono cominciare a chiarire. Penso che vedremo i personaggi viaggiare da una parte all'altra, almeno Rand, però a un certo punto quella qualche elemento di world building me lo devi mettere, e qualche spiegazione me la devi dare, perché dalla prima stagione ho lasciato tanti punti interrogativi, e la seconda deve chiuderli prima di mettere dentro i suoi. Di nuovo saranno, penso, se non ricordo male, 8 ore obbligatorie, 8 episodi in un'ora, obbligati così, e anche qua potrebbe di nuovo essere un problema. Perché condensare 700 pagine in 8 ore ce la puoi fare, però poi dipende da che cosa vai a prendere, perché se vai a prendere roba dagli altri libri, oppure vuoi condensare 2 libri, perché sono comunque 14, piuttosto che hai troppi punti interrogativi della prima stagione. Adesso vediamo un attimo come se la gestiscono, e penso possano fare una grande seconda stagione, e devo ammettere comunque di essere in generale molto 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 curiosa per questa seconda stagione, davvero tanto. Da qui comincia la seconda parte di questo video, in cui vi parlo sempre delle teorie sulla seconda stagione della Ruota del Tempo, ma dopo aver letto secondo e terzo libro, rispettivamente La Grande Caccia e Il Drago Renato. Come dicevo all'inizio, la serie TV vuole adattare nella sua seconda stagione secondo e terzo libro, ed è una scelta che capisco e condivido appieno. Tanto per cominciare, sono 14 libri più il prequel, e 15 stagioni sarebbero state sicuramente troppe. Ma al di là di questo, tutte le scelte narrative fatte nella prima stagione vanno in parte a coprire quello che è il secondo libro, quantomeno gli rendono estremamente difficile raccontarlo. Proprio per quanto succede nel secondo libro, ha perfettamente senso, secondo me, che la seconda stagione sia sul secondo e terzo libro. In realtà io penso sarà più sul terzo libro, e il secondo verrà inglobato, quantomeno partiremo dalla magari seconda metà del secondo, per poi fare principalmente però il terzo. Perché in realtà appunto il secondo libro l'hanno inglobato ben bene, secondo me. Sono molto curiosa per questa seconda stagione, che si ritrova tante cose. Come dicevo, ci sono dei punti interrogativi dalla prima stagione che sicuramente la seconda stagione deve chiudere prima di portare i suoi.
Tanto per cominciare, secondo me ci sono i colori delle Aja. Ne parlavamo nella recensione, non sono spiegati, se non magari negli extra. Leggendo i libri è una cosa che diventa più chiara, sicuramente, non so se sia frutto del fatto che ti sei immerso nel world building, perché effettivamente non c'è un dialogo spiegazione. Ma secondo me qualcosina dovrebbero mettere, soprattutto per l'arrivo, che sospetto ci sarà, dell'Aja nera. Che è molto interessante, introdotta nel terzo libro, è l'ottavo colore delle Aja, ma soprattutto porta tanti tanti segreti. Sono davvero curiosa di vedere come, ma soprattutto quando, la porteranno sullo schermo, spero relativamente presto. Parlando dei nostri personaggi, direi di partire da Moraine per il semplice fatto che è il mio preferito e che la teoria che avevo dopo aver finito il primo libro è in realtà abbastanza immutata. Se la prima stagione si chiude con Moraine bloccata, schermata in qualche modo dalla vera fonte, e sì, è qui che ci ritroviamo e secondo me è proprio da qui che partiremo. Secondo me Moraine passerà gran parte della seconda stagione a cercare di riavere i suoi poteri. E spero non più di tanto, magari mezza stagione. Allo stesso tempo, se la gestiscono troppo in fretta, è troppo in fretta. Se la gestiscono per troppo tempo, poi non hanno Moraine. E Moraine gli serve, e gli serve come Aes Sedai, perché sennò gli eventi del terzo libro fanno incredibilmente fatica ad avvenire, a meno che o non mi cambi l'Aes Sedai, o Moraine non incanala più. Ma diciamo che secondo me ci sarebbero più problemi di quelli che ha senso porsi. Quindi, secondo me, Moraine in metà stagione potrebbe recuperare i suoi poteri. E concordo con la me stessa post primo libro, secondo me questo la riporterà in qualche modo a Tarvalon. Ne sono abbastanza convinta. Passiamo poi a Rand. Rand che è il drago rinato. Allora, la prima stagione si chiude con Rand che dice io sono il drago rinato. I libri, un'altra cosa. E se avete visto i miei wrap-up, ve li lascio qua solo nelle schede, rispettivamente dei tre libri della serie, Rand è un personaggio che ha degli alti e dei bassi, ha dei punti in cui è più interessante, altri dove lo è meno, ma secondo me uno dei punti più critici del personaggio di Rand è che passa al secondo libro a dire io non sono il drago rinato. Quindi, visto che nella serie TV, per motivi di suspense, ovvero il fatto che appunto avevano introdotto tutto il problema chi è il drago, lo siano andati a dire al finale di prima stagione, cosa che ho adorato tantissimo, adesso secondo me ci troviamo un leggero problemino per quanto riguarda il rapporto con secondo e terzo libro. Secondo me Rand potrebbe comunque avere un qualche tipo di problema con l'accettare il suo ruolo da drago, però non può durare troppo e soprattutto dipende poi come me lo pongono, perché un conto è Rand che dice a Moraine sono il drago e lo fa per salvare Gwen e compagnia bella, un conto effettivamente è dirlo davanti al mondo, quindi c'è una differenza, però non è com'è nei libri, quindi se mi tengono lo stesso Rand del secondo libro, secondo me c'è un'incoerenza incredibile. Allo stesso tempo questo spiega perché vadano ad unire secondo e terzo libro, semplicemente una serie di cose del secondo non le possono far succedere, o quantomeno in parte sono anche già successe, quindi secondo me vedremo principalmente il Rand del terzo, quantomeno lo spero. E Gwen e Nynaeve, direi che era abbastanza palese che andassero alla Torre Bianca, la lettura dei libri mi ha dato qualche indizio in più, la mia teoria non cambia, andranno alla torre, ma sono molto curiosa di vedere cosa succederà nel loro filo narrativo, perché nei libri il loro filo narrativo, soprattutto nel terzo, è parecchio 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 interessante, devo ammettere che era uno di quelli che preferivo nel terzo libro, per cui sono curiosa di vedere come lo gestiranno. Potrebbe essere proprio questo il filo narrativo che anticipano, nel senso che volendo portare in parallelo le due storie sono obbligati a sfasare temporalmente il tutto. Non è necessariamente un bene, non è necessariamente un male, dipende come lo fanno. Se vogliono tenere il tempo sullo schermo di tutti i personaggi più o meno uguale, magari con l'eccezione di Moraine, però più o meno uguale per tutti gli episodi, sono costretti a intrecciare il secondo e il terzo libro.
Se vogliono fare un discorso più generale, nel senso tutti i personaggi hanno lo stesso tempo sullo schermo, guardate la complessità della stagione, allora le cose cambiano, perché puoi fare secondo e poi terzo. Però ha anche senso anticipare leggermente la parte di Nynaeve ed Egwene. Sono curiosa di vedere come la intrecceranno, come la gestiranno. Le persone che sono arrivate sulla barca nel finale della prima stagione non avevo idea di chi fossero. Ed è normale, letto il primo libro, perché non ne hai davvero idea. Letto secondo e terzo libro so perfettamente chi sono, ma ripeto, qua non farò spoiler dei libri. Per cui dico semplicemente che sono molto curiosa di vederli e la teoria è che li vedremo. Non vi dico altro perché so che finirei per fare spoiler dei libri e non voglio assolutamente farlo. Però secondo me li vedremo e sono curiosa di vedere come gestiranno tutta una serie di cose e di dinamiche e di personaggi e di situazioni, perché ci sono delle cose potenzialmente molto 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 interessanti. Sono curiosa, lo ammetto. E passiamo a Matt, che è stato uno dei personaggi che mi è piaciuto di meno nella prima stagione. L'attore era davvero bravo, ma il personaggio mi stava antipatico e in realtà la cosa si è confermata nei libri. A me Matt non piace, puro gusto personale. Adesso il punto non è questo in realtà, il punto è cosa farà Matt nella seconda stagione, perché nel finale della prima l'abbiamo visto tornare a Shadarlo Goth, dove aveva preso il pugnale. Le cose si complicano, perché questa penso sia stata una scelta obbligata nel momento in cui l'attore non si è ripresentato per girare gli ultimi episodi. L'attore è cambiato, abbiamo un nuovo attore, quindi avremo Matt per tutta la stagione. Devono gestirlo un attimo, sono curiosa, nel senso che possono secondo me tranquillamente ricondursi a quello che succede nei libri. Non c'è nessunissimo tipo di problema. Fanno una scena, diciamo, extra, che nei libri non c'è ma che gli serve, si attaccano e fanno il Matt dei libri. Secondo me si può fare molto tranquillamente, ma mi saprebbe un filino di copia della prima stagione. Perché tutta la questione del pugnale di Shadarlo Goth nei libri va leggermente in modo diverso, quindi sono molto curiosa. Secondo me Shadarlo Goth Matt potrebbe ritoccare qualche oggetto maledetto. Riavere a che fare con questa maledizione, riavere a che fare con quest'ombra, questo potere malefico. Come poi verrà risolta? Non ne ho idea, sono molto curiosa, sicuramente c'entreranno le Aes Sedai, è piuttosto palese, però come e quando devo ammettere di essere curiosa. Potrebbero ottenersi ai libri, potrebbero farlo senza troppe difficoltà. E direi che i personaggi principali, no, non è vero, non sono assolutamente finiti, parliamo di Liadrin. Liadrin Sedai, sono molto curiosa della sua punizione, perché nella serie TV, avendo il punto di vista di Moraine, non l'abbiamo vista. Abbiamo visto l'esilio di Moraine e poi la punizione di Liadrin non si è saputa. Io sono estremamente curiosa di vederla, ma soprattutto sono curiosa di vedere come e quando rivedremo Liadrin. Letto il terzo libro, su Liadrin ho ancora più hype e soprattutto per come decideranno di porre i suoi atteggiamenti, le sue scelte e il suo personaggio in generale, quindi davvero curiosa, nonostante Liadrin sia uno dei personaggi più cattivi della serie, uno dei più antipatici della serie, sicuramente un cattivo ben riuscito e forse è proprio per questo che sono così curiosa di vedere cosa le faranno fare. La Merlin Seat, che è stato introdotto nella prima stagione, nonostante il primo libro non ci sia, ricomparirà. Secondo me ricomparirà e potrebbero tenersi più o meno fedeli ai libri senza nessunissimo tipo di problema, ma sospetto che in realtà la rivedremo con Moraine. La mia teoria è che Moraine, nel cercare di riaccedere alla vera fonte, andrà a Tarvalon, ma soprattutto andrà dal seggio di Amyrlin, dalla sua cara amica Siuan. Questa è una cosa che non sarebbe possibile nei libri, ma grazie a tutti i cambiamenti che la serie ha fatto è una cosa secondo me molto probabile. Rivedremo l'Amyrlin, rivedremo la loro coppia e rivedremo una serie di cose secondo me potenzialmente interessanti. Per quanto riguarda Lan, Nynaeve, la loro coppia, direi che si shippano abbastanza palesemente e penso che non andremo oltre.
Però sono comunque curiosa di vedere se saranno sempre attaccati oppure no, se si vedranno oppure no, se saranno freddi l'uno con l'altro oppure no, eccetera, 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 perché proprio anche per una questione in realtà spaziale, potrebbero essere in posti diversi, in momenti diversi, a fare cose diverse, quindi fisicamente non viaggiare insieme, non avere la possibilità proprio neanche di parlarsi. Per cui questo apre diversi interrogativi per la loro coppia, la loro relazione, e sì, io li scippo. E parliamo del corno di Valere. Corno che ci hanno fatto capire un po' tra le righe, un po' forse troppo in fretta, essere un oggetto estremamente importante. E confermo la mia teoria, passeremo parte della seconda stagione a cercare questo corno. Però, letto secondo il terzo libro, semplicemente so un po' meglio che cos'è il corno di Valere, perché secondo me la prima stagione non era riuscita così tanto bene a spiegartelo, quindi sicuramente nel momento in cui è stato rubato ci sarà Moreno o chi per lei che farà la lezione di storia e dirà il corno di Valere è questo, 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 ha questo, questo e questo potere. Lo recuperiamo? Sì, nel senso che secondo me sarà necessario recuperarlo, e più o meno mi sembrava palese anche dalla prima stagione. Recupereremo il corno di Valere, ci proveremo quantomeno, e ci sarà un gruppo di personaggi. E sono curiosa in realtà di scoprire chi inseriranno. Comunque, questo gruppo di personaggi andrà alla ricerca di sto oggetto magico, il corno di Valere. Secondo me si terranno più o meno fedeli alla seconda parte del secondo libro, con cui trovo relativamente delle somiglianze. Come nella prima stagione, sospetto che faranno poche emblematiche tappe. Nel senso che il primo libro era un libro estremamente lungo e un libro molto di viaggio, con tante città, tanti villaggi che venivano visitati dai nostri protagonisti. Ed è estremamente dispendioso fare tutti quei set per usarli poi 20 minuti, un'ora, un episodio. Comunque è poco. Quindi secondo me potrebbero fare la scelta, come hanno già fatto nella prima stagione, di prendere diverse città e unirle tutte in una. Oppure, altra soluzione, secondo me in realtà complementare, è quella di fare una grande e lunga parte nei boschi, dove in un'unica foresta puoi girare un'infinità di scene e puoi girare anche quelle che consecutivamente ti occupano diversi episodi. Quindi secondo me avremo una grande parte nella foresta, come poi in realtà è anche nei libri. E questo ci porterà, secondo me, a recuperarlo abbastanza palesemente. Non so bene come gestiranno il finale invece del secondo libro, perché per me il finale della stagione sarà il finale del terzo libro. Quindi il finale del secondo è importante e sicuramente va inserito da qualche parte, però secondo me non sarà il finale di stagione, potrebbe essere o il finale di metà stagione, che è comunque abbastanza importante, oppure essere ridimensionato e messo comunque nel mezzo della stagione. Non lo so, devo ammettere di non avere bene in mente come faranno a chiudere, a prendere comunque i finali di due libri e metterli in un'unica stagione. Bene, per questo video è tutto, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere le vostre teorie, vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanellina delle notifiche e vi ricordo che qua sotto in info box trovate anche come sempre i link al mio Instagram e al mio Goodreads, vi ricordo di seguirmi anche lì. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo, ciao!